E poi abbiamo sofferto un po' la crisi Ducati, perché poi bene o male la crisi Ducati è stata un po'. E ora che sinceramente la Ducati sta andando benissimo, l'azienda è in grande forma, abbiamo diciamo, la gestione corse è in grande spolvero, io sono convinto che quest'anno faremo grandi cose, non parlo come noi, come Prama, che io mi allargo come Ducati, sicuramente Ducati farà una grandissima stagione e noi speriamo di dargli una mano durante la Se stagione. li fa un po' di Gran Premi? No, E io quasi tutti. oh, che bellezza. Secondo me non va solo al Mugello perché è troppo vicino. No, ma noi, ripeto, con tutti i Gran Premi abbiamo tutta una serie di clienti, organizziamo degli eventi e quindi per noi diventa un po', ripeto, una fiera viaggiante, un po' una cosa di, sì. Il gruppo Anche come si perché poi sposta? dentro il circuito tantissimi gruppi che permettono di dar vita che vengono affittati dai circuiti dentro per dar vita un po' alla vita del paddock, sono tutti gruppi nostri, quindi è una bella anche opportunità commerciale per noi. Di visibilità. Cesare. Pino ha fatto tre domande, io ne farò soltanto due. Allora, se è possibile avere un ordine di grandezza del valore della transazione con gli americani, perché non è uscito questo numero. Non a caso, perché Non a non voglio caso, però esca, io quindi. doverosamente glielo E chiedo. io le rispondo che non sono autorizzato a fare questo disclosure. E la seconda domanda, abbiamo parlato di Confindustria nazionale, parliamo di Confindustria toscana perché è in vista il rinnovo anche del vertice di Confindustria toscana e tra i nomi che circolano c'è anche il suo. Ma non credo sia. Che fa, lo No, smentisce? non è che smentisco. Personalmente, noi, parlo a livello di Toscana Sud, l'idea nostra più del nome è che abbiamo messo un progetto che è abbastanza chiaro. Noi, come abbiamo già fatto nel Sud, creando un'unica Confindustria Toscana Sud, avremo lo stesso progetto per fare una Confindustria Toscana. Una sola Confindustria Una regionale. sola Confindustria regionale, perché ormai il nostro interlocutore è la regione. E quindi credo avere un'unica Confindustria darebbe una forza sostanzialmente diversa da avere una frammentazione di Confindustria. Logicamente questa è un'ottica poi anche di avere una Confindustria regionale, ma anche tutte le presenze territoriali che sono un po' necessarie, anche perché poi la prossimità all'impresa è importante, i servizi, tutto questo. Credo che questo, se noi, per me, è il progetto che deve essere portato avanti e credo sia anche un modo di. Anche di interfacciarsi sia a livello anche con la classe politica, con tutte le altre organizzazioni, per far vedere che Confindustria, bene o male, ha non solo certe cose le dice, ma anche le fa, perché poi alla fine dire si devono fare certe cose e poi all'interno nostro non essere capaci di farle è un segno di grossa debolezza. Io penso che Confindustria Toscana Sud è già un primo segnale, siamo stati una delle prime fusioni a livello nazionale, siamo uno degli esempi. Anche a livello di Confindustria nazionale, di come devono essere fatte le fusioni, credo funzioni, è stata un'ottima soluzione, ha dato permesso una maggiore visibilità, permesso una maggiore. E questo superando dei campanili, perché poi logicamente tutti, io sono di Siena, quello di Grosseto, quello di Arezzo, alla fine il problema di oggi non è stare nel nostro territorio piccolo di riferimento, ma è di avere un po' una visione un po' più a 360 gradi. E penso che, ripeto, il fatto di costruire una Confindustria toscana permetterebbe di avere una razionalizzazione di costi, un miglioramento dei servizi e soprattutto una rappresentanza più forte a livello regionale. Questo è quello che noi chiediamo a livello delle altre Confindustrie provinciali come progetto. In questa visione alcuni territori ci sono d'accordo, altri meno, quindi vedremo chi porta avanti questo tipo di progetto. Oh, allora, lei ha parlato di Toscana, le faccio sentire cosa pensa il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a proposito dell'attrattiva del nostro territorio a livello internazionale. La Toscana è per sua natura attrattiva, insomma, è un marchio conosciuto nel mondo, è un luogo dove si sta bene, si vive bene. Aggiungerei che su questa base solida, come Regione Toscana, a partire dal 2010-2011, abbiamo anche cercato di affiancare una base istituzionale finalizzata ad agevolare gli investimenti esteri, a superare quegli impacci burocratici che a volte si trovano, un'impresa che viene dall'estero e che deve investire in un comune della Toscana deve confrontarsi col comune, poi forse con la provincia, una volta senz'altro, poi ancora con
con altri enti. Quindi noi abbiamo cercato, costituendo i tavoli regionali per l'attrazione degli investimenti, di superare tutti questi intralci e queste difficoltà. Io credo che non esiste una ricetta, esiste un problema di lavoro e di attenzione costante. Noi l'abbiamo fatto e i risultati ci sono, anzi aggiungo che la rivista del Financial Times Magazine ci colloca, e la cosa ci fa particolarmente piacere, insieme alla regione di Copenaghen in Danimarca, tra le regioni medie, di grandezza media, che sono al top per capacità di attrazione di investimenti. E questo, insomma, è un dato importante conquistato proprio in questi anni. Allora, due domande secche devo fare anch'io. Sì. La prima riferita a Rossi: funziona tutto come dice Rossi, o al netto delle infrastrutture anche questo discorso, come dire, di promuovere la Toscana all'estero funziona, sì, ma a un certo punto. La seconda cosa, gliele dico tutte e due, lei ha visto, c'era anche il Presidente del Consiglio all'inaugurazione del nuovo stabilimento Laika. Presidente del Consiglio non è particolarmente avvezzo, come si suol dire in Toscana, a parlare con le associazioni, ed è il primo che ha tagliato oggettivamente tanti rapporti, quindi anche il mondo confindustriale come si rapporta in questo caso a questa sorta di mondo 3.0 pensato per esempio dall'attuale Presidente del Consiglio e dal gruppo che dirige, diciamo, il nostro Paese? La risposta, ripeto, il Presidente Rossi ha detto una cosa, iniziando dicendo una cosa molto vera, che qua è bello, quindi porti, io abbiamo avuto, ripeto, soci, soci tedesco, gli americani, poi c'è anche tanti clienti, quando gli dici vieni qua, tutti vengono volentieri, no? E quindi parti già molto avvantaggiato in qualsiasi tipo di attività, che sia un'attività commerciale, sia un'attività di farci entrare su show, quindi qui è un posto bello e questa è una grossa ricchezza che purtroppo in tanti anni non abbiamo saputo sfruttare, perché poi noi abbiamo creato tutta una serie di difficoltà a chi veniva qui per fruire di questa anche bellezza, che poi anche, volevo dire, come una fiera, no? Se te fai una fiera a Francoforte o la fai a Roma, 99% delle persone preferirebbero andare a Roma alla fiera piuttosto che andare a Francoforte, però vai a Roma non funziona l'ente fiera, non funziona quella. Penso. Vai a Francoforte, tutto qui è uguale, nel senso, ora devo dire che con la presidenza Rossi tante cose in meglio per a livello di attenzione all'impresa sono cambiate. Altre purtroppo, non voglio dire che è colpa sua, perché poi alla fine certe cose vanno fatte e speriamo ora che vengano fatte, perché basta vedere l'aeroporto, nel senso l'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Pisa sono due aeroporti, per me, io che viaggio molto, sono due aeroporti impresentabili, soprattutto Firenze è veramente un aeroporto impresentabile. Ma cambia, ci crede che cambia? Io spero che cambia, io fino a che non lo vedo non ci credo. Non è molto ottimista. No, devo dire la verità, spero, sono molto fiducioso che venga fatto, ma fino a che non sarà fatto non ci credo. Ma perché lei dice così? Perché è tanti anni che si parla dell'aeroporto di Firenze, che venga fatto e poi non viene. Ma ripeto, l'aeroporto di Firenze è un aeroporto in cui se c'è un filo di vento non atterri, se c'è, ma una banalità, vai lì, passi il controllo, quello lì del metal detector, c'è le vaschette, ce n'è una, ce ne sarà cinque, devi aspettare anche la vaschetta, è una cosa è veramente assurda. Io spero che venga fatto, perché uno che viene qua, se ci avesse un'infrastruttura che l'accoglie in un certo modo, sicuramente anche per gli investimenti e anche per il business in generale sarebbe molto positivo. Ripeto, la Giunta Rossi ha fatto molto, perché ha fatto tutta una serie di cose e si vedono i risultati, perché poi alla fine la cosa positiva è che quando c'è delle strutture nel territorio, vedi General Electric, vedi Eli Lilly, che fanno ulteriori investimenti qua, che potrebbero essere fatti in tantissime altre parti del mondo, significa, certo, che qua bene o male hanno trovato un ambiente che può essere sicuramente vantaggioso, nonostante quelle cose che ho detto io. Perciò se si facesse questi passaggi infrastrutturali qui probabilmente sarebbe un'altra Baviera, ma senza ombra di dubbio, perché c'è... Mi racconti di Renzi e la sua disaffezione all'associazionismo. Ma io devo dire che sono d'accordo con Renzi, per essere molto detto da un presidente di Confindustria. No, ma è la verità, ma per questo quello che ho detto prima è quello di cuore, è coerente con quello che dicevo prima, nel senso di avere anche una Confindustria che sia al passo con i tempi. Il fatto di fare una Confindustria, secondo me, regionale è proprio nell'ottica di dare un segnale che anche Confindustria deve cambiare, perché sennò alla fine diventano queste strutture autoreferenziali in cui siamo qui, ci si dice che siamo bravi, si dice che poi alla fine non è vero. E visto dall'esterno, ritengo che il Renzi giustamente ha visto nelle quelle
come riti, si chiama? Nei riti, nelle, liturgie. Nelle liturgie, così una perdita di tempo. Cioè, ma per esempio, accadono cose singolari. Un'azienda di Grosseto ora si ritrova con una Confindustria Toscana Sud, sì. Arezzo, Grosseto, sì. Siena, una Camera di Commercio che invece è a Livorno, Livorno-Grosseto. Quindi si sta riaggregando il territorio a livello di rappresentanza, questo vale anche per altre categorie economiche, non solo Confindustria, in maniera abbastanza asimmetrica, diciamo così. E come giudica questo fenomeno rischia un po' di creare confusione proprio alle imprese? È sbagliato secondo me, però alla fine anche qui c'è delle logiche che purtroppo non sono sempre delle logiche per il bene comune, ma sono delle logiche che vanno, seguono altri riti, e quindi io poi non voglio entrare, però secondo me, visto che c'era un'aggregazione ormai di fatto in Toscana Sud, anche le Camere di Commercio avevano più una logica e venissero fatte con quella stessa filosofia. Purtroppo non è stato fatto, perché poi alla fine le Camere di Commercio non è che c'è solo Confindustria, ma c'è tutta una serie di istituzioni che sono diverse, quindi hanno deciso di farla diversamente. Per me, forse la dimensione regionale supererebbe questi problemi. La dimensione regionale secondo me è una dimensione minima per avere un certo tipo di attività di lobby sana che deve essere fatta da parte di Confindustria, logicamente, ripeto, rispettando la presenza territoriale, perché poi alla fine i territori possano rimanere come sedi distaccate. L'importante è che ci sia un'unica struttura che gestisce l'aspetto di peso politico nei confronti della regione. Sì, vale per tutti e due effettivamente, vale anche per le Camere di Commercio, anche se l'hanno pesato altre logiche, anche là c'è un progetto di fare una Camera di Commercio regionale. Però quello che volevo sapere, a che punto volete arrivare di fatturato con questo accordo con Generec? Qual è il vostro sogno? Non mi porrei limiti. No limits. No limits. No limits, chiaro. Senti, superare anche raddoppiare i fatturati? Diciamo, speriamo, perché onestamente poi dipende in che tempi, no? Uno dice l'anno prossimo, no, ma in un arco di temporale di qualche anno sicuramente, perché no, perché alla fine c'è le basi ci sono tutte, noi abbiamo 15 filiali nel mondo, abbiamo le presenze diciamo su tutti in Europa dappertutto, siamo in Africa, siamo in Medio Oriente, siamo in Sud America, quindi a livello di capillarità non c'è grossi. Però lei, siccome ho parlato poco tempo fa con un industriale che investiva nello sport, secondo lei investire nel MotoGP ha un effetto, come dire, rende, ci guadagna uno o ci rimette, come col calcio? Anche il calcio c'è chi ci guadagna e chi ci rimette. Il Pozzo dell'Udinese ci guadagna, sì. Altri ci rimette, vuol dire certe cose vanno fatte. Noi quello che abbiamo sempre cercato di fare è prima mettere quello che ci abbiamo, e poi abbiamo tarato i costi in proporzione a quello che possiamo spendere. Non abbiamo mai fatto prendo il pilota, il Valentino piuttosto che l'altro che magari fai. Noi abbiamo sempre cercato di fare il passo allineato alla nostra gamba. Per fortuna la parte motorsport, diciamo, non ha mai perso soldi, o qualche anno anche guadagnato, perciò non è che. Quindi lei è il Sassuolo del moto mondiale in pratica. Sì, magari il Sassuolo del moto mondiale mi fa molto onore, anche perché Squinzi è una grandissima persona, e quindi mi fa molto piacere essere paragonata al Sassuolo. Senta, faccio un passo indietro, l'aveva già toccato come argomento, ma vado sulla domanda diretta, mi dirà lei, ne so il giusto, ma da cittadino, che fine farà il Monte dei Paschi? Il Monte dei Paschi non lo so. Io spero che rimanga a Siena, come tutti si spera che rimanga a Siena, però diciamo così com'è è molto difficile che possa, deve trovare una sistemazione in qualche maniera, che sia o con un'aggregazione o con un partenariato o con una acquisizione di un altro, però così non essendoci un azionista di riferimento, non essendoci